Quindi Mirko ha deciso di partire perché ogni tanto li parte lento. Allora, senti. Allora, dai, guardiamo cosa c'è stasera. E come... Che vuoi? Sei combinato, rifacciamo il gioco di prima. Secondo me, davanti a te c'è quello bravo. Ora possiamo andare. Sì, oggi voglio dire sì. Oggi faccio i giochi con me. Sono malissimo! Ormai non c'è Switch. Allora. Rega cazzi. Quanto pesano i giochi di PlayStation Plus di gennaio? Che cazzo vuol dire? Ma un frega cazzo. No, aspetta, aspetta. Che cazzo vuol dire? Morto. No, aspetta, perché da... Quindi se sono più pesanti vuol dire che sono più belli? No, quanto pesano nel senso di spazio disponibile. Quindi appunto, quindi più sono grossi più sono belli. No, penso che almeno... Non lo so perché la gente... Perché almeno dici... Oh, c'ho abbastanza spazio da scaricarli tutti. È inutile, è una notizia inutile, sì. Immortal of Aveum? Che cazzo? E Mirko è quello che sembra praticamente il Skyrim... Siamo dal punto di vista dell'Electronic Arts. No, perché quando ho visto Immortals... Allora, ragazzi... Anche se Electronic Arts tirasse fuori un gioco della Madonna, ora non glielo comprerei a prescindere. Cioè, deve tirare fuori un titolo fuori di te. Questa... Cioè, non mi piace il nuovo doppiaggio, c'è la mod per voi. Ma che cazzo? Ma? Cioè, mettilo in giapponese a sto punto. Cioè, scusami. Abbiamo raccontato la riedizione, si è rivelata di grande livello, ok. E alcuni cambiamenti piuttosto consistenti. Vabbè, ma per quello che amavano il parlato originale. Ma guarda, quelli che devono cagare il cazzo, questo devono andare un po' a fanculo.
Sai quanti giochi in realtà sono stati rimasterizzati? Io Ma davvero. non... Che... Va bene. Io guarda, non ho parole, davvero ragazzi, non ho parole. Hiro Sakaguchi? Sakaguchi non è quello del 16. No? Certi amori non finiti. Sviluppo un nuovo gioco Dark Fantasy. No, aspetta, non è quello. Di Lost Ah, lo Odyssey so, e già. della serie Final Fantasy, ok. Ma Sakaguchi non mi... Cioè, vabbè. Basta che non sia... Non mi Final parla. Fantasy VII Remake, il 2023 sarà pieno di novità e sorprese. A parte raga. Anche sta cosa dei cosplay nella sezione videogiochi. Ma non mettetecelo. Vabbè. Horizon Forbidden West è dimenticato da tutti. Infatti, quello mi è dispiaciuto tantissimo. No, allora, c'è da Allora, dire che Horizon è Horizon... uscito nel momento più sbagliato No, della, Horizon dell'anno. ogni volta che Posso esce dirlo? sempre con dei bombardoni giganti. Che però c'è da dire una cosa. Oddio, Però ti cioè, dico nel la verità che senso... sono stati rimasti più positivi. No, no, è diverso della serie. La colpa non è dei rivali. Colpa è La tua. colpa è tua. Perché, allora, non è che il tuo rivale... È la concorrenza e quindi dici Eh no, ma devi... vabbè, ce la siamo scozzata, lui ha vinto. Il problema è che non ti hanno Tipo messo considerato. appunto Red Dead Redemption contro God of War della serie. Era uno scotto quello. Ok. No, Però te perché letteralmente esci, non se sarà... qualcos'altro di livello esce quell'anno ti subissano. Io due domande me le farei. Vuol dire che sei un gioco. Allora, ragazzi, come l'ho detto io, Horizon è un gioco nemmeno da 7, secondo me. Sì, È è un da gioco da 7 sette. e da lì non si Allora, non è, allora, il primo for Horizon Zero Dawn gli dai quel 7 più perché quel più è il plot narrativo che esce. Soprattutto. è unico. Soprattutto è un azzardo perché la casa di sviluppo, ti spiego, la casa di sviluppo è uscita Sì, dalla comfort zone. cioè, ma a parte dell'uscita della comfort zone che comunque, Per me ok, ci è un può stare. plus quello. È come ad esempio se From Software adesso impazzisse e cercasse di fare l'interactive drama. O Ora... impazzisse e facesse un genere non l'ha mai fatto. Impazzisse domani fa un gioco di ruolo. Cioè, nel senso, No, non so. comunque. No, infatti non volevo dire quello. Facesse un interactive drama, vero? Qualcosa che non è abituata la gente, tipo Sì, esatto. una storia narrativa attiva, vera e propria. Esatto. Cioè, allora, non ci andrei prevenuto, ma ci andrei curioso, perché vorrei dire, cosa succede quando provano a fare Comunque, realmente una dicevo, storia? ah, lei gli dai un pass per il twistone di Zero Dawn. Sì. E Che è un gran bel pistone. questo è quel problema già. Il problema è che anche lì, rispetto alla massa, ti tiravi più Ritorni per per quello. i robottoni e basta. Poi per il resto sei il Che solito poi ragazzi, open world cacato lì, eh. parliamoci chiaro, Horizon è Monster Hunter con i robot. PlayStation 4 e 5 nel 2022, vabbè. Street Fighter 7. Zelda avrà funzionalità online? Dio santo, spero. Se c'è l'online non lo compro, giuro quanto è vero e Dio se c'è una Vabbè, modalità online. l'antitrust giapponese, ovviamente. Allora, scusatemi, io Hanno voglio rotto bene la a cara. tutti. Ma Ma no, l'hanno no, colorato. allora, porca troia. Io entro su un sito di informazione nella categoria videogiochi. Uno si aspetta news sui Subito. videogiochi. Che cazzo vuol dire la notizia? Fan di Pokémon trucca il cane da Pikachu e lo porta ad una partita di NBA. Quella mette su Solo notizia. perché c'è Pikachu? Vi ricordo, ragazzi, testine di cazzo, che Pikachu è la mascotte del franchise Pokémon. Franchise che in realtà ha più origine da fumetti e anime che dal videogioco. Esatto. Quindi, dai, sti cazzi. Dopo Oh, il 19 gioco più giugno cioè del 2022. 2022. Oh, Crossfire X. Crossfire X. Ah, questo l'hanno detto un sacco che poi che era quella sottospecie di Call of Duty coreano Che era un che po'. laggiù era venduto botto, hanno cercato di portarlo qui, è stata una merda. Babylon's Just Fall, Fall. va bene, ok. È voto 5, tra l'altro. Cioè, gli avete dato quasi la sufficienza.
Occolife. Occolife, che non ho idea di cosa sia. Penso sia la copiatura di coso. Ok. Dolmen, mai non sentito. Ho idea di cosa sia. Postal 4. Postal 4. A parte che a me Postal me l'ho fatto sempre cagare. Raga, ma che cazzo... Non classificato. Va bene, bro. Io, buonasera, Tweet. Bello lungo sto Mafia. Sì, sì, perché ha le... come si chiama? Ha il gameplay alla Ubisoft. Mettiamolo così. La moto trasforma il sistema combattimento, lo rende simile a For Honor. Santo Dio, no! Oddio, guarda che in realtà il sistema di combattimento di For Honor era quello vagamente più decente rispetto a... Mico, è quello che devi azzeccare la posizione della spada per attaccare e colpire. Almeno è già un po' più macchinoso, se può. Andrea, è già più, almeno più dinamico. No! Il combat system per Skyrim, paradossalmente, sai cosa devi copiare? I Souls. Sì. Pokémon i leggendari diventano oggetti supersonici con un glitch. C'è un e via. Va bene. Deathloop 2 in sviluppo. Vabbè. Quali sono i Pokémon più amati di Scarlatto e Violetto? Quelli che non si buggano. Quindi nessuno. Resident Evil? Cosa devono... Il remake in sviluppo? Forse no, ma c'è un precedente. Ma che cazzo vuol dire? Mi ci fa sperare, puttanone. Cioè, fammi capire. No, allora, scusatemi. La Cina riapre i confini. Pokémon e Gwent. Gwent sta per chiudere, tra l'altro. Il paese dopo 12 mesi di stop, 18 mesi di stop. Raga, Gwent lo chiudano. Infatti. Cioè... Combattimento For Honor non è che devi azzeccare la posizione per attaccare, ma puoi scegliere le stanze. Sì, però non... Rispetto, no, ragazzi, ma non ha un cazzo di... Cioè, io l'ho visto il combattimento di For Honor. Cioè, God of War fuori anche dalla top 10. Cioè, cosa ci hanno messo nella top 10? Cioè, prima Elden Ring, Bayonetta 3, Immortality, Xenoblade, Total War. Ma perché lo stanno massacrando? Gran ragazzi? Turismo... Return, allora, già il fatto che tu mi hai messo in undicesima posizione, Return to Monkey Island, meriti di andare in autocombustione. Mirko, aspetta, aspetta, non so cosa hai visto, cosa c'era anche in quella categoria, in quella top. C'è Lego Star Wars, la saga di... Cioè, che è una merda, era. Che è una merda. Il gatto le ha fatto vincere il premio gioco per famiglie. Ma è un cazzo di bug quel cazzo di gioco. Vabbè, Mirko, sai perché l'ha fatto vincere? Perché il gatto si è fatto tutta la storia, ha rannato tutta la storia e non ha fatto tutto il conto. E grazie a cazzo così. Vabbè. Il mito che non è... Vabbè, è strano. Vabbè. Se... E niente. E Io ragazzi, allora, io davvero, io faccio un appello, ragazzi, un appello. Elden Ring non è un bel gioco, ragazzi. Elden Ring, santo cielo, non lo è. Non è un buon gioco. Cioè, o meglio, mento. È un buon gioco. Non è quel cazzo di capolavoro che lo state disegnando, santo cielo, piripillo. Cioè, è un buon gioco. Sì, è un gioco da 7. Sì, perché non li posso dire di no. È un gioco da 7, perché comunque... ci ha messo tutto quello che ci deve essere, c'è dentro, è bilanciato a cazzo di cane, sì, ma è un gioco da 7. Le sue cose le fa e le fa bene per lo standard dei Souls. Sì. Quindi è un gioco da 7. Ragazzi, ma più di 7 non c'ha quel gioco. Anche di... perché banalmente a chi non gli piace il genere Souls, lo consiglierei Elden Ring? Assolutamente no. Basta quello per far capire che il gioco non è sapete quale consiglierei come gioco Souls a chiunque vuoi approcciarsi a Souls? Demon no di... no Dark Souls 3 è il più completo, il più bello, il più scorrevole e quello che ti dà l'infarinatura su tutto quello che ti interessa. Poi se ti piace, se ti piace però non... e riesci a giocare Dark Souls 3, allora ti consiglio Sekiro e Bloodborne. Sai perché Demon Souls non te lo consiglio, non lo consiglierei? Perché è troppo vecchio come gameplay. Proviamo a fare il giro di qua e eliminarli una alla volta. Mirko, c'hai la K? Tanto non c'ho i silenziatori. Infatti, per quello che te lo stavo dicendo. Cazzo. Voglio vedere se troviamo... Bello che lui non... Ah, ok, ora me lo mette anche nella mia mappa. Vai.
Quello che fa la ronda, lui lascialo stare. Bravissimo. Però Sweet, guarda, lo so che te ne sei mancate tante. Una cosa che c'è da apprezzare di questo titolo che ha creato dei character design che ti rimangono in testa, sono Sì. bellissimi. Perché una cosa che è difficile trovare nei videogiochi, crescono i personaggi, non sono Esatto. stantii, cioè non rimangono Poi il fermi. problema è che l'hanno voluto far Sì, hanno uscire voluto fare a in Lousa. questo open world che non c'ha senso. L'hanno voluto. Merda, nasconditi. Perché Come va, fratello? Tanto non ti ascoltavi più. guarda, ho visto. Per quello. Vai ora. Lui fa il giro. Se ti metti qui dietro e fischi e te lo levi. Allora, per iniziare, The Ring in realtà è il migliore Dark. È il migliore. Infatti, ti ho detto. Dark Souls 3 ha delle cose che dire di un macchinone. Elden Ring ha attirato molta gente e piace molto per questo. È il migliore. Meglio di Dark Souls 3. Ah, ok. Io sincero, sì, forse sì. Ma lo sai forse perché lo consigli per l'open world? Ragazzi, ma ci sono entrati tanti, vero? Ma nessuno l'ha finito. Cioè, l'hanno finito in veramente, veramente pochi. Comunque Bisogna trovare un sistema di far smuovere loro. Mirko, no. io mi riparo. Ecco. Tutto bene? Ma non falta abbastanza. Attento a non sparare troppo perché ti ricordo che non c'hai le munizioni. Ce le contatissime. Sì. Boh, io ripeto. Allora, per essere paradossale, probabilmente sempre il Ma primo non Dark c'ho Soul. gente dietro. Probabilmente sempre il primo Dark Soul. Demon non lo potrei mai consigliare perché è troppo macchinoso. Può sparare così. Sì, più mirato. Non è che ne abbiamo tanti di munizioni. Cazzo è rimasto? Boh, veniva da di là. Vabbè, andiamo piano piano di là. Se l'ha cagata addosso, ma buono. Eccoli qua, guarda. In realtà Demon's Souls Remake non è nemmeno. No, no, in realtà sì, perché è rimasto il gameplay vecchio, quindi non c'è l'attacco in salto, non c'è lo spezzaguardia. Per questo dicevo che comunque Dark Souls 3 è il migliore sotto quel punto di vista. Ha tutto il gameplay, quello che ci deve. L'unica cosa macchinosa è il potenziamento delle armi. Meglio se non mi fai Tss, vabbè. incazzare. Non so chi Ecco. è. L'ho beccato. Venite. Al riparo. Non ho più munizioni. Devo E perché ne sento uno di là? Perché ce n'era uno dietro tutti i che erano due che si muovevano qui. Cosa macchinosa? Boh, io devo essere sincero, Elden Ring non riuscirei a proporlo. È troppo bulimico di roba. Vai, spara. No, Meglio se non mi fai incazzare. Sono impazzito o l'avete sentito anche voi? no, te hai sentito qualcosa? Oh. Bello, riusciva a farli male anche a distanza. È un mago. No? Cristo, mi sono giocato la mano! Vabbè, ti puoi fare la sega con quell'altro. Infatti, se ti ricordi, era qui la rivista, l'avremmo presa qui. Muoverci. Marcano potrebbe aver mandato altri uomini. Sì. Tocca a me. Ok. Mi hanno portato qui con la mia auto. Deve essere vicina. Sei forte. Io sono invincibile. Sì.
Oddio. È morto. Sì, ma fottite nel cazzo e monta su. Cristo, mi sono giocato la mano! Remy nemmeno la conoscevo! Vedete la differenza di ieri sera tra... Com'è possibile questa cosa? Comunque la differenza da ieri sera è che ora avevamo... Come si chiama? Devo dire lasciami qui. Abbiamo più tempo e quindi ce la siamo potute prendere più con calma ieri sera che avevamo la fretta di chiudere. Come è scoppiata la ruota della... Scoppiata? Sì, ma a questo punto sono scriptate le cose. Ritorna indietro tanto. Eh sì, aspettami, ritorno indietro. Cambierà la strada prima o poi. Fermo la macchina, voglio scendere. Pessima idea. Fammi uscire, cazzo! Quanto credi di poter resistere? Marcano non si darà pace finché non ti avrà trovato. I problemi del The Ring sono tanti, ma il gameplay è solido e molto più friendly di Dark Souls 3. Ascolta, ho un amico. È il The Ring? Mi stai prendendo in giro? Salvato la vita, nessun problema. Comunque ripeto, ma non lo consiglierei mai a un No, però Dio ha ragione, perché per via delle delle weaponate Andrea è comunque è uguale, cioè li darei comunque no, non lo no, cioè... ma comunque no, ripeto, non lo ti spiego subito perché non lo consigliamo noi, perché sarebbe un gioco che non finirebbero, mentre Dark Souls 3 è più anzi neanche il 3. No, ma così è Dark Souls 1, è quello più compatto. Un esempio, stupido. Indie l'ha detto: a me i Souls non piacciono. Infatti, ho provato a prendere Elden Ring proprio perché c'era quella cosa open world. Magari appunto con questo. E non gli ha fatto cambiare idea. Ma dopo qualche ora l'ho disinstallato perché mi ha fatto cacare. Ergo, è un Souls fatto e finito. Ti piacciono i Souls? Ti piacerà Elden Ring? Non ti piacciono i Souls? Non ti piacciono. Io ti ho detto a quelli che si affacciano la prima volta. Paradossalmente li consiglierei tutt'oggi il primo Dark Souls. È il più corto, quello che trovi più guide. Quello tra virgolette medio difficile tra tutti quelli creati. Quello che non consiglierei, ma anzi, quello che non consiglierei mai in assoluto, perché a parte che non è veramente un Souls, è Sekiro. Sekiro so essere... veramente, veramente stronzo come Bloodborne. No, io invece per assurdo, sai perché invece a uno che si vuole approcciare al genere, direi guarda, prova Demon. Ah, è vero, perché è troppo stupido. Per un motivo semplice, fa da lì è partito tutto. Secondo poi me il remake lo porteranno mai su PC. Spero. Cioè, poi mi viene da dire, se non ti piace quello. Beh, non ti piaceranno neanche le altre. Sappi che le meccaniche base sono quelle. Sì. Cioè, ma poi magari hanno. Cioè, migliorano un minimo l'utility per il giocatore. Nel senso, per un po' di. Come si dice? Le interfacce, eccetera. Ma il gioco, il gameplay sì. È quello. Allora, non cambia di una virgola. Ragazzi, noi non vogliamo far sempre i soliti cagacazzi e cose. Io ripeto, se volete degli action fatti bene, c'è roba molto molto superiore sul là fuori. Esempio tra tutti, quello è il mio gusto. Qui si sta parlando, ragazzi, quello sto dicendo è gusto personale. Poi si può stare a disquisire di tutto quello che vi pare. Ma secondo me action nettamente superiori al sistema solito ci sono là fuori. Esempio, i Nioh. Nioh personalmente come action è molto superiore rispetto a Souls. Poi se vi piace un'altra tipologia di action, ad esempio Bayonetta, l'action style secondo me sono molto più appaganti dal punto di vista visivo. Ma infatti Andrea, per assurdo, io se dovessi dare un voto, sai perché li do semplicemente? Gli Horizon merda, come action open world sono nettamente superiori. Il tempo sta per scadere. Meno male le gomme non dovrebbero più esplodere. Okay. Vabbè, la cosa l'ho fatto sparire. Dov'è adesso? Pensi che te lo dica a te, vero? Ammetti, invece a me mi ha fatto cagare a spruzzo. Buongiorno, signora Marcano.
lo scoprirete quanto mi ha fatto cagare a spruzzo. Rinfreschiamo un po' la stanza. Facciamo entrare un po' di... Ma quello è tutti i Souls. Si è ammazzata, vero? Lo c'è in tutti i Souls. No, l'hanno ammazzato. Mi sta dicendo che Lincoln Clay non assassinò Olivia Marcano? Non uccideva donne, a meno che non fosse necessario. Lo trovo difficile da credere. Nel 67 eravamo in un bar a Saigon quando entrò questa puttana gialla con la gonna che le copriva a malapena il culo e cominciò a offrire pompini. Mi dissocio, ragazzi. Tu vuole succhi a botti? Tu vuole boom boom? A quel punto tira fuori una granata e uccide tre tizi. Dei marine nel bar volevano staccarle la testa, ma Lincoln li fermò e li tenne a bada fino all'arrivo della polizia. Se non uccise quella troia, di sicuro non può aver ucciso Olivia Marcano. Severo? Che hai mandato? L'ho fatto io, da un orecchio all'altro, proprio come volevi. Bravo, ragazzo. Lasciaci soli, parliamo d'affari. Mi dicono che hai dato tu a Giorgi l'eroina da vendere. Sì, certo. Cosa c'entra? Non l'ho mai voluta nella mia città. La merda, fotte la testa. Sì, lo so. Gente. C'è un video su TikTok è troppo bello di quella data, faccio vedere. Poi te lo spero. No, grazie, io non bevo. Giorgio ti ha detto perché volevo parlarti? Ha detto che il negro vi sta dando problemi e che vuoi discutere un accordo tra noi due. Sto costruendo un casino oltre il lago. Era tutto pronto, ma ora i diritti sul terreno sono bloccati. È un maledetto casino. E vuoi i miei soldi? Me ne serviranno abbastanza per pagare quei vampiri degli avvocati. Non costano Voglio poco. Voglio sentirtelo dire. Dire cosa? Che tu vuoi i miei soldi. Dillo avanti. Per favore. Voglio i tuoi soldi. Molto bene. Avrai i miei soldi. E in cambio mi lascerai vendere l'eroina nella tua città. E non interferirai in nessun modo. Certo. Tutto quello che vuoi. Ma non è l'unica cosa che vuoi volevo da te. Vuoi anche che uccida il negro. Farò anche quello per te. Mi piace uccidere i negri. Mi dissocio tantissimo. Cristo santo. Una volta qui c'era il bar dei... Ma quasi avevi fatto il patto col diavolo. Nessuno voleva viverci, così l'hanno asfaltato. Lo sai, ogni tanto qualcosa colpisce questo paese. Ogni tanto? Lo scuote così forte che ne restano solo le fondamenta. E per quanto possa essere doloroso, speriamo che stavolta le cose andranno diversamente. Che quando ci sarà... Sono ragazzi, mi dissocio. Non rifaremo quello che è stato fatto in passato. Che forse giustizia e pace finiranno per prevalere. Ah sì? Ma giustizia e pace sono severe, no? Volte troppo severe. Così scegliamo la via più facile. Rispetto a questo, io lo adoro. È sì. Fantastico. Ok, e ora sappiamo chi darlo. Ma cosa c'avevi scritto? Capito. Oh, doveva fare quello di Vito. E mi aspetto grandi cose. Posso chiudere un occhio sui nostri recenti problemi, ma devi darmi questo cazzo di distretto. È l'unico modo per salvare il nostro rapporto. Stai già facendo gestire la roba ai miei ragazzi. Ti chiedo di essere paziente, Burke, e di far parlare un po' tutti. Non ti conviene far incazzare gli irlandesi. Portano rancore e ti trascinano con loro nella fossa.
Se facciamo un patto, è meglio che non venga tradito. Eccoci qua, amico. Se per qualche motivo assurdo volessi ancora avere già le palle quell'irlandese, dagli il cazzo di territorio e non piangerà più. Tutti. Guarda, è fighissimo. Ultima dai, da qui non torni indietro. Un prossimo chiamato. Vabbè, dai. Questo qui va agli irlandesi. Bene, ragazzo, quello che stai facendo conta molto. È figo perché ci hanno messo queste cose, dialoghi unici. Oh. Se nessuno vuole, ci sono io. Ok, bene. Se abbiamo finito, io me ne vado. Rimettiamoci al lavoro. Andiamo. Avrà detto la cosa figa di questo gioco è che c'è anche i dialoghi unici. Che fa? Già. Allora c'è quello da fare, quello di lui. Sì, scoprirò. Parla con Burke. L'ha attivato? Che... no, si è sbagliato. E questo è il secondario. È vero, ci ha dato il padre Donovan. C'è il prete. C'è anche il prete, c'è una missione. Stasera ci divertiremo un sacco. È ora di festeggiare. Mettiti il vestito da sera, New Bordeaux. Quello stronzo di Remy Duval è schiattato. Molto bene. Ma prima di incazzarvi con me per aver parlato male di un morto, lasciate che vi rinfreschi la memoria. Remy Duval ha passato tutta la sua vita adulta e magari pure l'adolescenza a far sentire gli altri in colpa per quello che sono e per come sono. E l'ha fatto usando quello che io chiamo razzismo benevolo. Parlava dei neri come di esseri inferiori, come i bambini a cui serviva la sua guida, che lo volessero o meno. E secondo il mio modesto parere, il razzismo benevolo è quello peggiore. Sì, vero. Anche perché per assurdo quel tipo di razzismo è quello che si attacca anche alla parte positiva. Torre. Cioè, è quello che si attacca anche alla parte lesa. Sì. Infatti, per esempio, per chi ha visto Indovina chi viene a cena, c'è a un certo punto la... No, è Serie 6 questo. Con la cameriera che si incazza col tizio di colore, che fa, ma te sei solo un nero, non puoi stare con la signorina. È la cameriera di colore, cioè, persino lei. O quello di Django. No, no, questo era sul Game Pass, questo l'abbiamo comprato. Sì. Ragazzi, non è che giochiamo solo giochi del Game Pass, li compriamo anche. No, no, vabbè, lui, ma no, però no, ha ragione, era su... No, è stato su Game Pass, sì, sì, sì. Game Pass, ma è stato su Game Pass. Poi... ho trovato 10 euro tutti e tre... Ma infatti, allora, Mafia è quel tipico gioco che se non l'hai giocato e te capi che l'occasione è storia del videogioco. Ora, quello che vi posso consigliare io, giocatevi solo il primo, sì, esatto. Il remake, quegli altri non importa. Perché, allora, il primo è un gran bel gioco, ma te lo mangi come se non ci fosse un domani. E il secondo è proprio... No, è un rotto di palle e basta. Questo ha una buona narrazione, un buon gameplay. Questa è la fusione tra il primo e il secondo. Però, porca miseria, è proprio un gioco Ubisoft fatto e finito. Perché è uscito? Quante croci ha bruciato quello stronzo in questa città? Quanti neri ha fatto penzolare da una corda fino a spezzargli il collo? Quanta gente ha legato a un parafango trascinandola per il bayou finché non ne rimaneva solo una poltiglia sanguinolenta? Non è che con la rappresaglia bisogna andarla a fare. Ho visto su Instagram che avete criticato Elden Ring, quindi qual è il vostro Game of Year? Lo scoprite il 31. Come tutti gli anni, come dall'anno scorso, adesso facciamo le nostre top, dove faremo vedere i nostri 5 giochi che ci sono, i 5 giochi che ci sono piaciuti di più. Devo dire una cosa, faremo Game of the Year dei giochi giocati quest'anno, come sempre, ragazzi. Di quest'anno il problema è che, diciamo, i giochi maggiori erano sulla PlayStation.
diciamo che non abbiamo avuto molto fortuna. Per averne una ci hanno truffato, quindi. Cioè, per portarvi una. A proposito, dal prossimo anno, quindi ormai lo lasciamo andare perché ormai l'anno è finito, ci apriremo anche ai giochi consigliati da voi. Ma, ovviamente, se non è un gioco che avevamo già intenzione di portare, aspetta per entrare. Avevamo intenzione di portare, secondo me c'è Grounded in questa classifica, lo scoprirete. Se è un gioco che non avevamo già intenzione di portare, un bel gioco, noi ve lo portiamo comunque, a patto di due cose. Uno, o ce lo date, ci date la key, no? Cioè, quindi ve lo portiamo più che volentieri, una donazione per poterlo comprare, o l'equivalente in sub. Perché ragazzi, noi giochi ve li portiamo tutti, siccome i soldi non ci cascano dall'albero, se volete che portiamo un gioco specifico, ci date il gioco specifico e noi ve lo portiamo tranquillamente. Esatto. Poi, però attenzione, ve lo portiamo e non è perché ce lo regalate e ne parliamo bene, lo portiamo e lo giochiamo come giochiamo tutti gli altri giochi, ovvero col cuore e poi piano piano valutandolo con la testa. Con obiettività. Sì, e poi vabbè, ovviamente del soggettivo uscirà comunque. Sì, però almeno saremo obiettivi. Sì. Comunque ragazzi, semplicemente quello, dal prossimo anno se ci volete giocare, vedete giocare qualsiasi cosa, noi siamo aperti a tutto. Giusto perché siccome so che c'è la gabola, per i free to play, no, per i free to play c'è una live, un abbonamento, sì, vero, una subscribe, una live al massimo, poi magari ci può anche piacere il gioco, quindi, però, ah sì, perché sennò per il free to play sarebbe troppo facile. Ma portate Warframe, portate Genshin Impact. Ah! Voglio recuperarle e vendere i pezzi ai miei fratelli dell'Ira. Infiltrati nel deposito. Siccome abbiamo comunque una dignità, per i free to play, comunque vi diciamo già di no se sono giochi come Genshin Impact, con meccaniche predatorie per chi può spendere soldi. Quindi, no, quelli no. Oh beh, anzi no, non voglio dire di no a niente, ve lo portiamo una live, perché sennò free to play sarebbe troppo facile. Massimo un weekend, to, due live, to, dopo di domenica. Una sub, una live, per i free to play, se ce l'ho regalato. Ma tipo New World, lo giochereste se ce lo regalate, sì. Se ce lo regali, sì, perché no? New World però sarebbe particolare. Ecco, anche lì ci sarebbe un altro piccolo problemino. Ma scusa, mi sta prendendo più. No, ma è perché sei già entrato. Annulla. Perché sei entrato, devi farlo prima di sfondare la porta. Io l'ho fatto, non mi ha preso. Vuoi andare o hai voglia di letià? New World l'ho visto. Allora, c'è solo un problema per New World. Non perché ci potrebbe piacere. Lo conosco, l'ho visto. Ma New World è un MMO online. Quindi per giocarlo servirebbe gente con cui giocarlo. Perché da in solo sarebbe, penso, un po' una palla. O meglio, si può fare... Ma so che è molto PvP. Ah, perché? E poi riesplosa un'altra volta la ruota. E non dovrebbero esplodere, porca miseria. Scusa, non ci sarà la perk quella che non esplodano le ruote? Oh. Bene. Non mi indovina, dovevi venire qui ma non te lo dà perché c'è la pula. No. Sono venuto qui perché in teoria ci dovrebbero essere i miei che dovrebbero venirsi a salvarmi il culo. Ma invece se ne stanno sbattendo allegramente il cazzo e poi è stata chiusa così a loro per girare dovrebbero starci un po'. Ma sono uno era lì.
Ripeto, è come giocare a World of Warcraft. Noi si può portare, ma si può portare purtroppo metà della roba, perché i raid e dungeon potrebbe... No, c'è molto PvE, secondo me potrebbe piacervi. Poi, no, l'ho visto, lo conosco New World, Thor. C'ha il gameplay, è il tipo di gameplay che adoro io. Ah, buono, Sweet. Ma li ha ammazzati? Sì. Gli agenti sul posto stanno affrontando il sospettato. Agire con cautela. Non mi fa mossa! Lo stronzo mi arriva nei ritmi. Io cri... cioè, non c'ho... c'ho una gomma sola. Verso contatto visivo con il sospettato. Guarda se ce la fai a infilarti in una... non lo vedo, Andre. C'è il mondo dietro. Non ce la farai mai, dai. Cioè, è impossibile. Questo gioco è impossibile. No, più che altro non ho capito. Le gomme non dove... Immagina attendiate con ansia Diablo 4. Ma basta, io abbastanza. Allora, sono fiducioso? No. Io, dopo quello che ho visto, no. Allora... esci da sta cazzo di macchina! Grazie! Porca miseria! Ma è la solita? No! Ma almeno ho quattro ruote! Porca troia! Non ti dici che toglio, palle! Tanto provi a seminare e poi tornare lì a prendere la macchina. No, ormai la macchina è lì e rimane lì. A tutte le unità, nessun contatto. No, se li riesci a seminare, Mirko, puoi tornare a prenderla. Cioè, ma sono cavallette. Sono letteralmente delle cazzo di cavallette. Dopo. Comunque do ragione. Dai, un altro... Dai, non c'era la macchina lì. E ti ha fatto esplodere la ruota. Ma stanno sputtando da niente, ho un'impressione. Sì! Sono delle fottute cavallette! Porca puttana! Cioè, è 20 minuti! Dai. Dai. Cioè, no, cioè, mi rifiuto. Alla fine vi è piaciuto il finale di Immortal? Allora, la parte in cui sono arrivato io, no. Immortal per me è letteralmente... pattume. Come si suol dire ai tempi, un fondo bicchiere. Io come voto a quel gioco gli do 3. È un fondo di bicchiere per me, Immortal. È un insulto. Ho sentito parecchie storie sugli orrori che si sono svolti in questo... Immortal sarebbe un gioco da 6 se non si chiamasse Diablo. Ma si chiama Diablo e per quello gli do 3. No. Allora, politica. Ah, Immortal Phoenix Rising. Phoenix. Phoenix, cazzo, lo conoscevamo già. Darei un... Alla Phoenix 7.5. Alla Phoenix. Phoenix, Immortal Phoenix Rising. Allora, è un bellissimo gioco. I DLC non valgono la candela. Solo il primo al massimo. Massimo, ma no, proprio. Ragazzi, che a parte che ve le darà, ora lo trovate, mi pare solo complete. Ma se lo trovate liscio, cioè giocate il gioco liscio e basta. Non, i DLC sono completamente inutili. Pacottiglia. Una botta di Vito, sì, esatto. Buonasera Salamander. E ragazzi, vi ricordo, ora 2 sub a 10, eh. Mancano 3 giorni. Ragazzi, almeno un regalo per Natale. Natale, almeno prima della fine dell'anno.
Però mi dispiace che non vi è piaciuto Elden Ring. Secondo me obiettivamente è un bel... Allora, è diverso. Attenzione. Obiettivamente l'abbiamo detto più volte. Mi chiamo Lingual Play, ok. L'abbiamo detto più volte, Elden Ring è effettivamente è un buon gioco. Completamente, allora, sono completamente d'accordo con te. Però non è il capolavoro che lo ha. Ah, è un action open world, addirittura mediocre come open world nei comparti action. Ha un mondo completamente vuoto. Ma perché indagano a me la polizia? Stanno sparando a me! E niente. A me quello che non è piaciuto di Elden Ring è che è un continuo riciclo. Per quello che è quello che vi ho detto. Ragazzi, Elden Ring è un open world mediocre. Ma non è vero! E niente, oggi... Allora, è un gioco divertente e soggettivo, Thor. Basta. Thor, è un gioco divertente e soggettivo. Guarda, se vuoi capire cosa ha di problemi, obiettivamente il gioco, guardati la serie che abbiamo fatto noi. Ma infatti, ragazzi, per noi Elden Ring è il massimo esponente dei Souls. Questo vuol dire che è un gioco di merda? No. Ho detto esattamente il contrario. Ti devo dire che è il Game of the Year? No, ti direi una bugia. Non posso nemmeno dire God of War perché non l'ho giocato. Cioè, è il gioco più bello a cui ho giocato quest'anno? Assolutamente no. Cioè, ho giocato roba... Allora, se devo dirti la mia, perché noi faremo la mia top 5, top 5 sua. Per me io Elden Ring l'avrei messo in una top 10, ottavo, nono. Cioè, nel senso, comunque... Cioè, sarebbe stato nella mia top 10, ma sarebbe veramente stato molto, molto in basso. Cioè, ma molto Ragazzi, io in basso, peccato che l'ho giocato l'anno scorso. Ora, non è un open world, ma è sempre un action. Io, personalmente, per gusto, ripeto, ragazzi, qui è gusto personale. Paradossalmente, io adoro molto di più Nioh. Nioh 2, secondo me, è nettamente superiore a Elden Ring. Anche... Ma me lo sta dicendo sul serio? Cristo! Curati, se no te li uccido. Tanto mi uccidono, sì. No, io non c'ho più munizioni, non c'ho più un cazzo. Che palle! Ci sta un gioco action del 2012 contro cazzi. Wulong Fallen me la stanno decantando troppo. Vi dirò che è piaciuto di Elden Ring, che allora che gioco è il gioco action del 2012 contro cazzi? È Wulong Fallen, sì, è che è sempre quello di cosa di Team Ninja. No, Wulong non è quello del no Wulong Fallen è quello del Team Ninja. Sempre quello di... Comunque, scusami, ma non è che lo devo comprare? Vaffanculo. Andava comprato. Ci sa. Però blindali, ho visto che ce l'ha sbloccato. No, è migliorato. No, ma torna indietro. Blinda i veicoli. Sì. Vai, prendi. Vai. Ok, ora sono potenziato al massimo. Vindictus. La sua comunità è diminuita molto negli anni. Se online, a parte ragazzi, se parlate la roba online lo sapete come sono io. Non so, sbaglio io, ma... Angelina ha iniziato a seguirci. Grazie. Perché lo dici così brutto? Perché sono così fasullissimo. Vabbè, botto fasullo, grazie. Allora me lo fa apposta. Ma giuro faccio una strage. Non frega un cazzo.
Fa molto solziano. Oh! Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Mirko! Dai. Mirko! Dai. Vabbè. Leggete la bestemmia, per piacere. Però che non stai riuscendo a fare un cazzo stasera. Andrea, io non mi posso muovere i due metri che mi attaccano. E mi attaccano 16 macchine con 20 persone dentro. Cioè, ci escono tipo clown. Ma perché c'è la missione, se non ho visto male, di questo qui di lui? Guarda, guarda un attimo sulla mappa. Io non ho questa missione, non so perché c'è sta cazzata. Sta facendo girare i coglioni, mi sta. No, perché devi uscire dalla cosa, perché lui ti sta cercando. Perché vogliono riprendersi il quartiere. Che poi la sfiga è che poi ti attacca te. Cioè anche la polizia attacca te. Dai, sei uscito, almeno non ti rompe più le palle. Rea, ce l'ho dietro al culo, lo noti? Le puoi seminare? Ah no, ora ti ricerco. Poi ti hai rilevato la missione. Bisognerebbe uscire dal quartiere. Se no, se le vedi che sono allontanate, proviamo a scendere e farle un'imboscata. Che ti devo dire? Attento a non... infatti. Ora, che è che sei nervoso? Ma evitiamo di tirarci dietro anche la polizia prima di arrivare lì. No, ti ha messo la missione di quello. Mettiti qui. Mettiti la granata. Metti il coso a tendine e mettiti le granate. Mirko? Non ce le spero le granate per sti tipici. Quanto? Quanto si deve dare? Quanto? No, cazzo! Ah, ma è lui! È il tipo del... Ah, sì, bisogna fargli la sortina così. Bisogna fargli il coso così. Lui è quello della cutscene. Oh. Dai, è più facile quello che sembra, Mirko. Basta portarlo come hai fatto prima e lo butti giù tranquillo. Sì, ma Andrea, sono morto perché ha caricato 3 volte l'arma. Hai ragione. Cazzo! Il problema che c'è sempre stato. Lo so che ora ti gira coglioni perché sei nervoso, ma ora, fai come... Non fare come me. Non farti prendere dall'isteria. Giuda. Con calma, fai un respiro e proviamo a rifarlo. Tanto, Mirko, fai quella. Perché sennò avviso che tanto ti tormenterà. Facciamo questa. Andrea, la devo fare per forza. Sì, dai. Segue. Lo so, è fatta apposta. Però non possiamo fare nient'altro. Che anche lì ha... Che la polizia attacca me. Mi sparano. Non rispondo al fuoco. Sparano a me. È perché, come ti ho detto l'altra volta. Non fate mai delle maratone di streaming. Quando quel numero che vedi qua dietro... Lavoro. Aspettaci. Quando questo numero qui accanto... Beh, no, semplicemente, raga, è perché lavoro, non me lo posso... Esatto, se mi fai finire... No, infatti, è semplicemente quello. Appunto, se mi fai finire, arrivavo lì. Dio santo, Mirko.
È quello che stavo per dire, si stavo dicendo, se questo numero qui accanto fosse di media 500, questo sarebbe il suo lavoro, quindi le, probabilmente le faremmo anche le maratone su alcuni giochi, ma questo ancora un 500 là non è, quindi ha l'altro lavoro che lo fa svegliare presto la mattina, quindi c'è quasi impossibile fare le maratone. L'unico momento che potrebbe fare le maratone sarebbe il sabato, ma se permettete si può riposare il sabato e la domenica, no? Oh. Ma ragazzi, non ce la fate a seguire più di mezz'ora di live. Ma ragazzi, a parte che le maratone le fanno i canali grossi perché ci vanno a guadagnare, noi che facciamo le maratone per cosa? Per quattro persone. Cioè, raga, poi fate le maratone, noi si fa 7 ore di live al giorno. No, ma lascia perdere quello, ragazzi, ma le maratone, vi spiego, servono a canali grossi o a chi ha già comunque un'utenza sì, per cercare di prendere ancora più utenza. No, mi ha contato di ribattere. Vabbè, allora... Ah, no, no, c'è sopra. Ah, già, no, no, Mirko, lo devi andare. No, vabbè, ma tanto me lo faccio qualcosa. Poi sicuramente mi cagherà il cazzo mentre... Comunque, ripeto, purtroppo lo fanno... Cioè, purtroppo, lo fanno canali grossi perché ci vanno a guadagnare anche con le sub. Domanda, voi oltre le live giocate per... Sì. Abbiamo giochi, o meglio, ora stiamo giocando a Grounded. O meglio, io, mentre pomeriggio insieme, sì, ci stiamo sempre giocando a Grounded e stiamo cercando di fare completismo e levarci qualche sfizio che non abbiamo fatto. Abbiamo devastato la regina ragno. Abbiamo devastato il ragno demone e la mantide l'abbiamo letto. Ah no, però penso che in realtà me l'ha conclusa perché effettivamente il tizio l'ha ammazzato. Cioè l'ho battuto. No, 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 è sempre sotto. Guarda, metti la mappa. Eccola lì. L'etichetta quella di gialla. Quella gialla. E ti... eccolo lì. Perché ti cula il quartiere. Mentre io per fare bene sto giocando a Assassin's Creed Valhalla. Anche l'altra... Sì, ma ho detto le... Volevo dire la piastrina. Effettivamente ho detto etichetta senza quell'altro. Se è vero, ma giusto. Sì, vi ho visto che giocate Grounded, mi piacerebbe giocare con voi, ma ho la serie X e mi viene male col pad. Vabbè. Stiamo giocando però su PC noi. Sì, però praticamente noi abbiamo finito. No, ragazzi, però, allora, a meno che non siano, ve lo diciamo noi, tendenzialmente quando giochiamo in privato è perché vogliamo giocare in privato. Mi serve una mano. Ci serve qualcosa per... Ci serve, come si dice, quella cosa che possa differenziare la... Ah, è aumentato ora, è ora un minuto, hai visto? E due. È per staccare quello che portiamo in live da quello che ci giochiamo privatamente. Non so, per voi è come quando lavorate o andate a scuola. Quando sei... Mi pare che avete fatto delle live che giocate in coop. Sì, io e lui. Su Grounded. Ragazzi, trovate tutto su YouTube. Thor, trovi tutto su YouTube. Ma a parte solo quello, in realtà, però abbiamo giocato un po'. Mm-hmm. Ma solo perché tornava bene. E ragazzi, abbiamo visto Grounded con la 3080, con l'HDR attivo. Peccato che non c'ha il... come si chiama? Aiutami. Non c'ha... Il ray tracing, ma c'ha quello dell'AMD che è un software. Cioè, o meglio, c'ha quello dell'AMD e quindi non lo prende. Coso. E ragazzi, vi assicuro. Ah, bisogna rubarne tre di quelle. Cioè. E l'altra dov'è? Dietro. E vi assicuro che è una bellezza da guardare. Ma bello bello. Beh, oh, comunque dai, la macchina l'abbiamo presa. Ah, ci trovi qua. Fino adesso ci trovi qua se torni. È stato un piacere anche per noi, Thor. Perché stiamo volando? Stiamo volando?
Però che dovevamo far visual stasera. Nel Bronx forse, non oggi. Come te avevo visto? Sì, Andrea, cioè la posizione di questo gioco è sbagliata. Ecco, cioè è letteralmente sono delle locuste. È come sono letteralmente delle locuste. Ripeto, è come quelle di GTA 4. GTA no, è molto peggio. Molto, molto peggio. Perché almeno in GTA... Sai qual è la l'unica differenza? Ah, il grado di sospetto. Almeno c'è un... Invece qui è... Qui è letteralmente... Hai guardato storto un poliziotto, tutta la polizia sciamerà su di te come... Ma che questa avevi... la polizia? Sì, sì, tutte... tutte... Allora, ricordati prima di entrare di far partire l'affare. Vai. È dentro. Qualcuno può far andare via la polizia da Frisco Fields. Ricevuto. E l'ultimo ci toccherà pagare. Ora, quello che è aumentato i due minuti in realtà è più utile di quel che sembra. Sì. Anche se banalmente, cioè, sto riscuotendo i favori facendo i favori allo stesso tipo. Sì. Cioè no, è furbo lui. È no? Terrificante. No, è cioè, Michele Di Cosi a Lisbia, dove ci sono... Cioè, le cose degli sbirri sono un po' una merda. Cioè. Comunque, le gomme antiproiettili non funzionano. Gomme antiproiettili di sta ceppa di minchia. Abbastanza. Cioè. Ma si sente potenzialmente abbiamo messo per le macchine? Io onestamente mi sono guidare sempre tutto allo stesso modo. Ah, ok. Esci di qua direttamente se c'è la strada. E andiamo a prendere l'ultimo. Poi dopo se si riesce a finire in tempo bisogna levarci dalle palle il team. Sì, sì, sicuramente. Cioè gli infilo una granata su per il culo. No, nel senso che ho figurato. No, no, bisogna farlo fuori perché sennò romperà il cazzo per forza. Sicuramente lo apro. Chiedete come... risarcimento al meccanico che vi ha fatto pagare per dei potenziamenti post 2. Perché no, anzi, guarda, c'è uno di quartiere. Levamocelo dalle palle. Mettiti tipo da... Ah, lo vuoi far comparire? No, a me mi sta dicendo di andare dall'altra parte. Perché ti ha segnato fai uscire Angelo. Eccolo, è fottuto. Siamo di beccarsi una pallottola. Vado in copertura. Merda. Vediamo come corri adesso. L'unica cosa buona che sapete fare voi è cercare crepare. Allora? Va a notare. Mi sono... Guarda avanti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peccato e due che... l'ho ammazzati. Sono 10. Cioè... Peccato che quello di prima... prima l'hai... No, leva proprio. Sì. Vediamoci dalle palle. Rompe troppo coglioni. Sì, è una porca... Ma se lanci la granata alla macchina... Non posso lanciare granate quando sei in macchina. Non dalla... alla, quindi praticamente ma devo uscire dalla macchina. Arriviamo nei quartieri lì, scendi, tanto lui ti cerca. Quando lo vedi arrivare c'è la intanto selezionatela. No, sono già qui. Ok, no, intanto selezionatela. La granata non ce l'hai selezionata. Ok. E ora giriamo e aspettiamo che ci trovi. Ridere a qualche battuta ogni tanto. Si fa molta più strada così. Capisco.
Tanto lo sai, basta poco che viene, viene fuori lui. Lo facciamo venire fuori. Eccolo, guarda. Se vuoi stare un passo avanti agli altri, gli ho detto, devi perdere l'impressione. Come iniziano a sentire l'accento di solito quando fa. Eccolo, eccolo. Vai, prepara la granata. Preparala. Vai. No, no, è morto, devi... Nico, c'è quelli dietro! Ti stavo dicendo, allora, è morto! No, non è morto, è come tutti i protagonisti. Se accascia devi andare lì a premere X per confermare l'uccisione. Come tutti gli altri. È per questo che ti ho detto, Mirko, quello è morto, ma c'è le altre due macchine. Allora, la strategia va bene. No, hai sbagliato te. La strategia va bene. È che dovevi tirare la granata anche a quelle altre. Te pensavi che fatto quello è finito, ma non è morto. Prima non hai visto che si è accasciato quando l'hai ucciso. Devi fare semplicemente come hai fatto adesso. Gironzolare, aspettare che arrivino. Ora però abbiamo solo due granate. Chiama quella delle armi. Stai bloccando la strada. Sta cercando di ammazzarlo. Io volevo cercare di non lanciarlo. Berto è nato, tutto bene. No, Mirko è lì tirando delle bestemmie interiori che non ne ho idea. Ha trovato quello che odia lui. Ma non devi prendere quello. Questo. Ah, vabbè, siamo a posto con questo. Ah, questo sì, prendete anche il giubbotto se c'è. Ok, e basta. Bene. Ora me ne vado. Ora, mettitele perché c'è il molotov, se no poi bestemmi. Allora, nasconditi dietro... Dov'era il riparo? Qui, qui, qui. Corri, 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 corri. Vai, comincia già a selezionartela. Vai, eccola là. Vai. Aspetta, ricarico. Fermati. Oddio, chiamo la polizia. Uccidi sto coglione. Perfetto. Ci sono le altre macchine rosse? No, sembrerebbe di no. Ah, aspetta, è finita. No, è sempre giallo, il coso. Ah, non era lui? Sempre non era lui? Sicuramente perché non avrà la sua testa. Aspettiamo che arrivi. Cazzo, quindi in quello di prima c'era, stavolta no? Eccolo, quando fa così dovrebbe arrivare, nasconditi. Arriva, arriva, mettiti dietro. Eccolo, guarda. E ora è lui. Vai. Lancia lo stesso. Ricarico, mi serve un attimo. Rilancia laggiù nel mezzo. Vai. Pigia la cosa per... Eccolo, guarda, arriva, preparati il pistola. Mettiti la pistola, no, quell'altra. Non ho capito se è a terra. È a terra, finito. E la madonna. Oh, via, vado. Vai a cacare, trovo. Lincoln Clay, figlio di puttana. Negro Lincoln Clay, vogliono dire la stessa cosa.
Abbiamo intenzione di cacare il cazzo dell'altro? Posso... Caputtanghera, che come si suol dire, rotto i coglioni, ma tanto anche. Ma che poi in realtà questo è il problema, che dei danni troppo realistici tra virgolette della serie. Cioè, non è possibile, giubbotto, vita aumentata e tutto, con letteralmente due colpi muoio. Due colpi muoio. Loro sono spugne per proiettili. Cioè, sì, se li prendi alla testa è one shot. Vero. Ma porca troia, prendili in one shot, cioè, oddio, per l'amor di Dio, è fattibile, lo so che ci sono pistolei, i pistoleri della domenica che possono farlo anche bendato, ma io, siccome a me gli shooter mi interessano relativamente, non ho una gran mira, cazzo, pretendi che io ti devo fare 12 headshot mentre ho il culo, cioè il fuoco incrociato, tutto quanto. La mira da veicolo è veramente indecente a livelli tali che posso sparare solo con la pistola ha dei numeri molto contati e fa veramente un cazzo. Ergo, praticamente, quando sei con la macchina è vai, cerca di infilarti in un posto più velocemente possibile e spera che nel frattempo non ti fanno il culo a strisce. Perché è quello. È letteralmente quello. È questo che sto dicendo. Mafia 3... Non ci fosse il gameplay, cioè non ci fosse il solito gameplay becero alla... come si dice? Potete levarmi di mezzo gli agenti a South Downs. Subito. Cioè non ci fossero... le solite meccaniche becere brutte in culo della alla Ubisoft. Cioè, questo gioco sarebbe un gioiellino. Narrativamente è veramente fatto bene. Porca troia. Sì, però amico, io cerco, però se mi salti in macchina, E il problema di questo gioco è quello, cioè non puoi tutte le volte che c'è più di due stronzi dire oh cazzo, non c'ho da mettermi lì, devo... Cosa? Non è pensato per essere particolarmente stealth e quindi alla fine ti ritrovi con loro che hanno un'EA di merda, ma semplicemente come ogni programmatore pigro, perché quello è, vuoi aumentare difficoltà, cosa fai? Spugne per proiettili che sciamano come stronzi. Lo abbiamo visto da Gears of War a God of War a tutta la roba con War che potete vedere. Due palle. Cioè, raga, due palle. Perché sta piacendo un sacco lo stile Souls? Perché almeno nello stile Souls, e ha fatto cacare Dark Souls 2, perché almeno nello stile Souls c'è da dire che c'ha di suo la parte positiva che entri, c'è un tipo, due, ok, che se ti destreggi un minimo, non che ti arrivano i sciami, cioè che se io attacco un tizio mi arriva tutta la gente della grotta. Sì, ci sono, allora, per l'amor di Dio, ci sono delle zone, sì, ok, ma non è tutto il gioco così, cioè ci sono delle zone magari un po' più specifiche che possono succedere, non che in tutto il gioco è così. Arriva, che è successo? No, dicevo, questo è il tipico errore dei programmatori pigri. Non sai come dare un minimo di difficoltà ai tuoi giocatori? Spugne per proiettili che sciavano come stronzi. Sì. E purtroppo non sono gli unici che fanno queste stronzate. Oh,
Ok. Salamander, cose strane. Salamander, a proposito, io ti voglio bene. Perché hai solo video di League of Legends su TikTok? Perché? Perché ti vuoi male così? Perché? Cioè, anche tu eri, sei uno di quelli. Ho anche dei miei lavori in 3D, ma io ho visto solo video di League of Legends. Cioè, sei anche un programmatore. Allora. Ho visto solo quelli. Appena aperto ho visto una marea di... Allora. Oh. Dove? Che cazzo sei? Non ti trovo. Ma... Ho trovato solo quelli. Aspetta. A parte che ho premuto X. Ecco qua. Cioè, League of Legends, League of Legends, League of Legends. Dov'è la roba tua? Vedo tutto League of Legends. Dov'è la tua roba? Allora? Vedo 10 post e solo League of Legends. Allora? Si vergogni con League of Legends. Si vergogni. Me l'ho mai lentato su questo con... Me l'ho mai lentato su questo canale e li facciamo vedere del buon videogioco. Infatti ho detto TikTok. Salamander. Allora. Come pensavi stessi dicendo su Instagram? Ti ho detto, ho aperto il tuo TikTok. Fatto. Oh! Ma ieri ti ho visto. T'ho visto sulla Ferrari. Sì, lo so, la mountain bike. Ma ti ho detto la Ferrari. Ma parlavi della macchina. Allora. E niente. È perché giochi a League of Legends. Gli sbirri. In fondo se lasciano le auto lì abbandonate è nostro sacro santo dovere portarle via. Ma anche no. Ci servono dei pezzi pesanti. Ah, c'è anche questo. Possiamo prendere dai fuoristrada che di solito si trovano in periferia. Potresti trovarti davanti qualche faccia incazzata, ma tu sfrutta le tue solite abilità e portami quei bestioni al più presto. Va bene. Meno male ci siamo noi fratellozzi a salvarvi. Approverebbe le azioni intraprese dalla polizia di Chicago contro le manifestazioni avvenute durante la convention. 6 persone bianche su 10 hanno approvato i metodi della polizia, mentre 6 neri su 10 li hanno rigettati. Vedo che io a Mirko gli avevo detto di mettere sul titolo sempre qualcosa di referente Burke. Lui no, tanto stasera si fa vito. Va bene.
Ti ho detto, paradossalmente Vito Scaletta lo sto apprezzando così tanto adesso nel 3 più di rispetto nel 2. Perché qui ha senso come personaggio, nel 2 proprio no. Ma anche questo è nella polizia? Ah no, almeno questo no. O meglio, sì, perché la polizia è là. Sì, però io, amici miei... Sì, ho capito, non mi interessa, puoi anche levarlo. Ma guarda questi. Ma stavolta ci ha rimandato la torta alla polizia, ti mortacci tu a Burke. Prossima volta la bottiglia di whisky te la picco su per il culo. Maledetto che non sei altro. Maledetto! Perché magica trip, vestita di rado, chissà dove arriverà. Le tue gambe prorisodate e che emozioni che ci dai! Yeah! Ed eccone un'altra per te, mio giovane Burr. E una. Perché lui deve avere le missioni più cagacazzi di tutte e tre? Gli altri... Una... No, aspetta, non è... Aspetta. Aspetta, non è vero. Anche... Oh, maggiolino, ci prendiamo il maggiolino. Grazie, signori. Anche Cassandra. Anche Cassandra in realtà ce la cagacazzi queste missioni. Perché anche lei deve andare a prendere l'affare. La barca. Poi con la barca devi andare in acqua a prendere le tre casse. Prese le tre casse devi tornare... Sì, ma è meno rottura di palle, Ah, ce n'aveva un altro a lui. Io te l'ho detto che non dovevi mettere Vito stasera. No, infatti, e torniamo da Vito alla fine di questa live. Forse. No. Me l'aveva tolta? E ora l'ha rimessa. Cos'era? E fai come in San Andreas. Dipende, no? Se spona o non la no, mai. Più che altro fa è come... Ah, quello guarda. È come Saint Row, che se... Dopo un po' solo di prima, quindi quello che c'avevo io, che era rottura di cazzo. Sì, ma anche i primi, se... no, anche il primo mi costruirò dove l'ho fatto io, che dovevi prendere dalla polizia. Cioè, due coglioni. Non ho sentito TikTok. No, 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 è che gli ho detto, siccome ho guardato per sbaglio oggi TikTok di Salamander. Mm-hmm. Andata a vedere, ho fatto, ma Salamander, ho aperto il tuo TikTok, ma cazzo, c'è solo video di League of Legends. Fatto. Beh, che persona brutta. Lui fa, ma... è bello che fa, ma c'è anche i miei lavori e tutto fatto. Ma io ho visto solo League of Legends. Fa, ah, ma hai detto TikTok. Fa, infatti, ho aperto il tuo TikTok. Fa, ah, ma dici solo... sì. Su Instagram, effettivamente, si fa il modellatore 3. Parte, scusami, su TikTok. Salamander. Infatti ingaggiare da The Bruild. No. Vabbè, quello... Deve dire... Quella sarebbe un bel lavoraccio per un cazzo di niente. Sì, lavoraccio. Salamander, facci così. Le... come si chiama? Le GIF. Speed draw, tipo, di modellazione, che quando parti tipo da zero e arrivi al modello in... metti 45 secondi, 2 ore di lavoro, tipo. Ma poi effettivamente hai dato forfait, mi pare, per il programmatore. Hai detto che non ne fa un fa per te.
Ma non ho più la possibilità di modellare. Come no? PC ce l'hai. Ma non lo facevi anche te nel privato? Chiedo, poi magari sto dicendo una cacata. Una cacata, però non lo facevi neanche tu. Come programmatore sì, come modellatore no. Ah, ma non ho più i programmi. Che cazzo. Ah, ok, quello è un altro discorso. Quelli te li davano in casa loro. Aspetta. L'impressione mia l'ho visto una vicino. Ah, non lo so, lo sai che io di la minimappa dovevo guardare lì ed è una rottura di coglioni. Ne avevo visto una di qua. Oh, cioè, io te lo dicevo sì. Quindi, boh, non so cosa... Oddio, poi se ti piace League of Legend, fai League of Legend. No, ma penso... Vorrei scaricarmi la versione developer, ma è difficile trovarla. Beh, sì. Ma come mai... A parte perché ha detto era stressante come orario. Poi c'è anche da dire, devi vedere anche se gli piaceva per davvero. Cioè, nel senso... Beh, cioè, non necessariamente... No, ma magari... l'ambito sì, ma magari quella cosa nello specifico non è necessariamente detto che ti piace. Devi trovare. Ti ho detto fai alla Druid. Non come orario, è che stai a contatto con i clienti. Vabbè. Purtroppo è un lavoro con cui ci devi stare. Ma lavoravi per una software house o era comunque qualcosa di pubblicitario e basta? Vabbè, indipendentemente, cioè alla fine c'è un committent che ti crea, che ti chiede una cosa, quindi... Ma non è detto, ci possono essere anche cose indie. Là c'è lo Stato italiano che commissiona i videogiochi. Come diventare il miglior cristiano? Secondo... Perché, allora, non te lo dico per caso, perché comunque... c'è un sacco di richieste da quel punto di vista. Non so esattamente cosa sono loro, ma ho lavorato per un progetto agricolo, o meglio, marketing in... dicevo, perché ho visto che c'è di domanda da quel punto di vista lì. Infatti il settore delle live nella zona art, quindi disegno, modellazione, roba del genere, sta crescendo parecchio. Sì, però allora so che non dovrei dirlo perché per ora ho un contratto qua. No, ma infatti per quello che ti sto, infatti seguimi, ed è indicativo che se persino su Twitch, dove diciamo è difficile che le cose crescano, ecco, già è indicativo che c'è un pubblico che gli piace vedere quella roba lì. Se non, cioè, se poi mi dici è una rottura di cazzo senza senso e onestamente non mi fa gran voglia, ok. Ecco, una cosa che ho notato, però secondo me l'idea, cioè, ci starebbe, sarebbe una cosa carina. Una cosa che ho notato che ha veramente di merda TikTok, quasi a livelli di YouTube e Twitch, le notifiche. Notifiche. No, no, vabbè, non mi interessa sapere nel dettaglio. No, ragazzi, era semplice. Noi buttiamo idee. Beh. Poi tempo vostro, vita vostra, fate quel cazzo. Perché potresti fare anche magari roba su commissione da parte del. Io so solo che, ragazzi, se avete un talento e avete delle capacità, sfruttate la rete. Esatto. Non aspettate la vita reale. Fatevi intanto conoscere in qualsiasi modo. Il modo più veloce nel tempo moderno per fare pubblicità è la rete. E social. No, e non sto scherzando, ve lo può dire qualsiasi persona che lavora nel marketing. Il modo più veloce per farvi pubblicità sono i social. Essere tuo amico è dura. Questi mostri fuori strada sono proprio quello che mi serviva. No, posso, c'è un altro? Tornare tra le proprie cose. Se stai via troppo tempo, la gente si scorda che non deve scherzare con te. Ok, finito. Voglio dire di là poi un altro quartiere, più o meno. Sì, era stata cosa per vita. Il maggiolino. Quello che ho colato prima. Allora, quindi questa ora. Si deve dare abito, sì. Anche perché poi non ce n'è arte attivi,
di missioni, non ce n'è altre. Mi sa che bisogna poi mandare la tipa a recuperare soldi. 4.008, 6.008. Un cazzo. E non ti so perché. Vabbè, tanto ora c'è il quartiere nuovo. Dai, consigli che non segui nemmeno te. Ma veramente lo stiamo facendo? Ma io non ho un talento. Che talento ho? Lo sto facendo. Sì, disegnare, effettivamente. Non so disegnare io. So scarabocchiare. So fare due righe su un foglio. Quello so fare. Non so. Beh, anche Sweet. Comunque, voglio dire. Da scozzare bene la gente. Cioè, gente lo sa fare meglio di lei? Sì, ma lei lo fa lo stesso. Ragazzi, vi assicuro che non so disegnare. Chiunque sia competente nel disegno e vede qualsiasi mio disegno dice che non ho talento. Lo posso assicurare. Lo dite voi perché... Allora, non è offensivo, ma da ignoranti del mestiere. Perché ignorate alcune cose. Vi assicuro, non sono così bravo. Cioè, non sono... I talenti esistono. No, no, cazzo, i talenti esistono. Esistono solo persone che hanno lavorato più di... Non è vero, che esistono i talenti. E sai come te lo so dire? Perché ne avevo uno in classe mia. Lui letteralmente, dal niente, me lo disse perché c'era un ragazzo che lo conosce dalle elementari. Lui, perché vide suo fratello disegnare, glielo rifece identico il disegno. E lui letteralmente disegnava come così. Io e te si chiacchiera, lui disegnava. Ragazzi, i talenti esistono. Mi dispiace. Poi è vero che... Allora, poi ci sono quelle che sono le eccezioni. Diciamo, a livello generale, posso dire che c'è poi l'impegno, puoi riuscire a ottenere comunque degli ottimi risultati, ma i talenti esistono. No, non è che se non ti fai culo, è che se non le coltivi. Perché no. Dov'è la differenza tra un talento naturale e chi si deve fare davvero il culo? È che un talento naturale, vi faccio capire, per farvi capire. Allora, uno che si deve far culo, questa cosa, la deve ragionare, deve pensare bene le cose, e nel tutto il meccanismo, facciamo conto, ci mette un giorno per progettare tutto e poi farlo. Facciamo un giorno intero. Un talento naturale fa vedo una sfera, tutto. 3 ore dopo fatto. Un talento rispetto a uno che si è fatto il culo fa quello che poi fai in metà del tempo. Decimo del tempo, e probabilmente anche meglio, ma tutto sta e se lo matura. No, poi per l'amor di Dio, lungi da noi dire che allora ve lo ridiciamo per l'ennesima volta: farsi il culo premia, sì, ma vi svelerò un segreto e ve lo dico per chi è stato a contatto con uno con un talento naturale. Voi potete impegnarvi quanto vi pare, i talenti naturali saranno sempre, costantemente un passo davanti a voi. Ma non perché fate schifo, è perché loro li riesce in modo naturale. Se voi arrivate a questo livello, loro saranno sempre qui, perché gli basterà vedere arrivare al vostro e lo scavalcherà. Sì, infatti, non tutti. No! Invece io lì sono contrario, perché i talenti naturali è su qualsiasi cosa. È trovare dove hai talento. È vedere dov'è il tuo talento. Ragazzi, non deve essere un talento. Non deve essere allora, ragazzi, per forza eclatante. Allora, ragazzi, il problema è che ogni persona, ogni essere umano ha un talento. C'è un però in questo. Scoprilo. Anzi, sono due. Il primo è lo devi trovare. Il secondo è se è utile. Esatto. Perché, per esempio, puoi averci... il talento di... cazzo, io come riesco a vedere le sfumature di blu, cazzo, nessuno al mondo. È una cosa inutile. Sweet, quello... Allora, quello è un mantra, che è vero, ma secondo me quel mantra se l'è dato uno che ha dovuto combattere contro un talento naturale per darsi... Allora, quella frase che dici te... Diciamo che è un palliativo e basta. Ragazzi, io non vi dolerò la pillola come fa Sweet. Potete impegnarvi quanto vi pare. I talenti naturali vi sorprenderanno sempre.
nel vostro quello che farete. Ragazzi, ma non vi dico che siete merda. Attenzione, non dico che siete merda, ma sarete sempre costantemente un passo indietro. Poi c'è da dire una cosa, aspetta, fermo. Badate bene, arriverete ai bei risultati comunque. Badate bene, tipo stesso ambiente, disegno, io sono un talento, lui no, lui si deve spaccare il culo, io quello che lui in un anno spaccandosi il culo io lo ottengo in 5 minuti. C'è anche qui però il rovescio della medaglia. Primo, lui si interessa a coltivare quel talento? Sì, no, perché molti hanno un talento in qualcosa, ma non gliene frega, gliene frega niente. Esatto. Secondo, io ho il talento a disegnare, sì, ma magari sono una capra nel scrivere delle storie. Esatto. Sono un tipo che non mi puoi stare a meno di 2 metri senza volermi tenere un cazzotto in bocca. Quindi, ok, so disegnare che sono una mina, ma nessuno vedrà mai i miei disegni perché sono una persona talmente sociale, scontrosa e pezza di merda che nessuno vorrà avere a che fare con me. Quindi, i talenti naturali però hanno bisogno anche di gente normale che li sproni, esatto, a fare le cose o che li metta sotto cosa. Esempio lampante, probabilmente anche Zero Calcare, che è una persona molto introversa, probabilmente sì, è stato qualcuno che gli ha detto, ma non caricare lì. Visto che cosa, lui quello che chiama i suoi angeli custodi, che letteralmente se un suo amico non mandava i suoi disegni a un altro disegnatore, non se lo culava nessuno. È quello che ti sto dicendo. Quindi, ad esempio, Zero Calcare è un talento che però se non c'è un suo amico, nessuno sapeva di quel talento. Ragazzi, ripeto, ci sono tante persone con un talento che non gliene frega un cazzo. Se una cosa ti interessa, spacchi il culo. Se sei intelligente, sfrutti le cose. Se sei bravo, brava per avere il meglio dalle cose che ti piace fare. Sweet, allora, quello è un mantra che ripeto, te lo dici per te, per farti stare bene. Va benissimo, è benissimo. Ci sta, ognuno ci sta. Ci sta, Sweet. Ah, nella vita bisogna andare sempre meglio? Sì, vero. Per te stesso? Sì, perché alla fine la vita è tua. Ragazzi, benissimo, dovete sempre migliorare voi stessi, sempre. Quello che sto dicendo io, Sweet, è un'altra cosa. Ho per caso detto che non si arriva a dei risultati sforzando? L'ho detto? No. Ho semplicemente detto, ragazzi, se dovete gareggiare contro un talento naturale, non incazzatevi se vi superano. Non potete batterle. Perché, ripeto, quello che voi fate con sacrifici e sputate sangue, loro lo fanno come respirare. Ecco la differenza tra chi si deve impegnare, chi non ha talento in quel che vuol fare, che poi potrebbe avere in un'altra cosa talento. Ad esempio, anche avere la testardaggine, o come si dice, le palle cubiche, l'orgoglio di andare avanti, anche quello è un talento. Perché ad esempio io non ce l'ho in alcune cose e mi gira il cazzo che dovrei averle. Anche avere la costanza, anche quello è talento, ragazzi. Infatti. Però non hai talento in quello che vorresti. Torniamo nel videogiocare o nel disegnare. Ripeto, ragazzi, lo vedete un talento? Vi faccio un altro esempio lampante di un talento naturale che avete avuto sotto gli occhi. Ninja era un talento naturale su Fortnite, perché li riusciva semplice fare quel gioco. Dove pensi di andare? E fine. Andiamo. Semplicemente quello. Ah, stavolta con la macchina normale. Non so come lasciate a vivere qua giù. È caldo, è umido e c'è quasi sempre. Ma si è abbassato? Quel dannato fiume. A me sembra normale. Sai che intendo? Lo sento bassissimo. Fango umido e marcio che è rimasto sotto troppo a fondo per troppo tempo. Il delta del Mekong aveva lo stesso cazzo di odore. Lo odiavo allora e lo odio adesso. Allora, che cosa hai scoperto? Frank Pagani gestisce Tippo Harbor. Fa rapporto a Tommy Marcano. E ha una nave, la Tanager, che usa per contrabbandare roba dentro e fuori dalla città. Negli ultimi 8 mesi ha fatto molti viaggi alle Bermuda. Cosa c'è alle Bermuda? Un cazzo di niente. In realtà è andato a Cuba. Marcano gestiva i casino della mafia giù a L'Avana. Suppongo che Frank stia prendendo tutto ciò che è recuperabile nei vecchi casinò e lo stia riportando qua su. Troppo lavoro solo per riutilizzare vecchi tavoli e slot machine. Vabbè, no. Svetto, non hai capito un cazzo. Brava. Adesso è a L'Avana e non è previsto che rientri presto. Dobbiamo costringerlo a cambiare i suoi piani.
Frank si occupa principalmente di auto e carichi rubati. Cerca posti che possano supportare quel tipo di attività. Quando inizierai a eliminarli, vedrai che tornerà a casa. Perfetto. Intercetto la guardia costiera e ti faccio sapere quando la Tanager li contatta. Sweet, non hai capito un cazzo. Dai. Sì, stavo dicendo una cosa diversa, però va bene. Va bene. Allora, Sweet, tanto ho già capito, ormai... Questa è una di quelle serate che a te ti si è chiuso il cervello e dal tuo orecchio non interranno niente parole che tu sbagli quello che dici, ho ragione io. Quindi, sto come quando parli di queste serate qui. Hai ragione. Facciamo così. Hai ragione. Non ho voglia. Tanto quando hai queste serate è inutile parlare con te. Ecco, forse su questo dovessi lavorare, Sweet. Su questo devi migliorare ancora un po'. Mande. Ah, come me, eh. Ah, è il mio stesso identico difetto. Sì, infatti. Quando nella sua testa entra che ha per forza ragione, puoi dire quello che pare dove vai sul cipolle. Sarà sempre così. Sì, perché, banalmente, per chi sta ascoltando esteriormente questo discorso, è che Sweet da una parte sta dicendo, guarda, che non importa che tu abbia talento o meno, l'unica vera sfida che devi fare è con te stesso nel migliorarti giorno per giorno. Chi gli ha dato ragione? E su questo noi abbiamo detto hai ragione. Quello che stava dicendo Andrea, che è un campo totalmente diverso da quello che sta dicendo Sweet, è nel caso che, e quindi esula esatto, completamente da quello che ha detto Sweet, se ti trovi a dover gareggiare, che sia da un punto di vista lavorativo, da un punto in di qualsiasi vista personale, ambito. Per qualsiasi motivo, con uno che è un talento naturale, amico, fai pace con te stesso, fallo vincere direttamente, perché, ripeto, lui letteralmente gioca praticamente su un campo a parte. Esatto. Cioè, ripeto, è come... fare una gara di velocità tu con la bicicletta e lui con la macchina. Puoi essere il ciclista, può essere Marco Pantani, state comunque su due categorie diverse, quindi sono due cose diverse. Puoi averci talento e quindi ottenere risultati, sì, può essere gratificante sfidare sì. Se stesso sì dovrei farlo sì. Ma non c'entra assolutamente niente. Quello che dicevo io, ragazzi, però non stavo dicendo che dovete sminuirvi, quindi non è che siete una merda. Siete bravissimi anche voi. Semplicemente non abbattetevi se vi vedete superare quel tarato. Lui gioca un'altra partita, lui è un altro mondo. Semplicemente loro dovete fare così. Quando vedete un tarato naturale, non esiste lui. Concentratevi solo su di voi e i vostri metodi. Che è quello che fine. Ha ragione. Solo che noi ci siamo detto, occhio, se guardate al di fuori del vostro e in un modo o nell'altro dovrete farlo, potete incappare in quelli che vengono definiti talenti naturali. E in quel caso non sentitevi perché voi avete vi siete impegnati come delle merde e lui vi ammazza. Figlio di puttana che si occuperà di Junior Holland. Ah, piacere di conoscere. Già che però ho sentito cosa quali sono i traffici del... Niente. Sono Gina Kowalski. Lui fa contrabbando. Ok. Junior prima che decidesse di fotterci e di andare con Marcano. Non vedo tuo padre. Morto in cella al nord intorno a Pasqua. Ah, mi spiace. Non doveva farsi beccare. Junior porta via le auto dal Best Oil. Ha anche dei professionisti che arrivano con delle vetture di lusso. Cazzo, ha persino un giro segreto con la benzina della raffineria. Dove finiscono le auto? Qui ne vende un po', ma considerando quante belle auto nuove sono sparite di recente... Immagino che Junior si stia preparando a portare un carico fuori città. Se ha degli uomini in strada li farò parlare. Forse scoprirò anche dei professionisti che sta facendo lavorare per lui. Ci vediamo, Gina. I ragazzi di Junior non si spaventano facilmente, ma devi comunque trovare un modo per farli parlare. Ok. Ricordi, quell'altro è d'assisti, siamo ritornati alle macchine normali. Va bene. Questa è figa come macchina, tranquillo. Allora, andiamo un po'. Cosa abbiamo? Ah, tanto prima devi fare il quartiere. Sì, ok, allora guarda, faccio così. Questa è proprio da prendere. Cioè. Si furto d'auto. Ah, prendiamo la macchina perché tanto so che romperò le coglioni visto che c'è proprio lì. Sì. È proprio qui davanti.
Vabbè, pensavo di tagliare, ma come al solito io e la mia maledettissima sfiga. Da dove incominciano gli stronzi? A parte mi sa che è tutto chiuso qui. Penso che c'è la porta. Ci sarà una porta per entrare. Sì, 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 è quello qui qua. Quello indietro. Allora, ha visto che sono qui fuori. Che dire. Ibidi. Ah, guarda, è aperto qui dietro, guarda. Vedi? Beh, qui c'è un botto di roba da distruggere. Oddio, non è proprio così ovvio. Se c'ho benzina nel serbatoio, allora tu me la devi inculare. Allora? Sembra un po' aggressivo. Infatti non sto... Niente. Facevo paragoni. Vabbè. Sentito qualcosa? Non ha capito per esempio. Sì, esatto, Sweet. Ripeto, te l'ho detto, quando è così Sweet non ci puoi parlare. Sweet. Basta. Ripeto, stiamo facendo due concetti diversi. Infatti, dove vai sul cipolle, Sweet? Non stai capendo. Lasciamo stare. Non so in che altro modo spiegarla, Sweet. No, ma te l'ho detto, quando è così Sweet è inutile parlarci. È un po' come noi, Andrea, è come esatto, noi. Da. Quando noi ci si punta su una cosa sola. No, no, non noi, io. No, ma anch'io quando mi si chiude la vena e per me è così, cioè nel senso al massimo rigiro il discorso per farla funzionare come mi pare a me, cioè, però posso semplicemente dire Sweet, semplicemente stiamo parlando due cose diverse. Quindi... Lascia stare. Cioè, Sweet, non hai ancora capito che noi ti abbiamo già dato ragione. Sweet, per capire... vediamo un po' se riesco a capirmi. La metto nel tuo ambito. Tu hai studiato, ti sei fatta il culo per diventare un dottore. No, magari vuoi diventare un neurochirurgo, per dire... sparo una cazzata. Ovvio studiare, l'impegno, la costanza. È ovvio che ti daranno risultati. Ovvio curerai sempre più persone, eccetera. Ma ci sarà quello... che comunque ha più talento di te, cioè ha un talento naturale. Ma cazzo, c'è ancora gente come chirurgo. E banalmente cosa succederà? Che magari devono assegnare, cioè un paziente particolare, eccetera. Questa cosa mi ha sempre fatto cagare addosso. È ovvio che non lo daranno a te, ma lo daranno a lui. Perché lavorerete su due campi diversi. È lo 0,5%? No. Purtroppo non è una percentuale così bassa. No, sono più alti i talenti naturali. E li noti ce ne da tantissime. Perché parti. Il problema è che il talento naturale ha molte sfaccettature. Per esempio, uno può essere come chirurgo, uno può essere un talento naturale nell'utilizzo, che ne so, del bisturi, ha una mano particolarmente ferma, cioè comunque c'è diversi talenti naturali che comunque in quella cosa specifica ti daranno, come si suol dire, il pagone, vero, però comunque ci sono e non se ne esce. Quindi ripeto, semplicemente è, ragazzi, l'impegno vi darà risultati. Sì, ragazzi, ma comunque c'è sempre un limite, raga, è quello. Voi avrete un limite che non potrete superare. Il talento naturale andrà oltre. Ma per l'amor di Dio, se a voi basta quello, va bene. No, ragazzi, ma infatti noi non stiamo dicendo che non dovete... Ma soprattutto, ragazzi, noi stiamo dicendo che a differenza di 10, 15, 20 anni fa, dove letteralmente, ragazzi, era al massimo quello che conoscevi dal vivo,
la, il tuo metodo di giudizio. Adesso a internet. Siamo su internet. Quello che uno stronzo posta in Himalaya lo può vedere anche il tizio dall'altra parte del mondo. Infatti, giusto per fare un esempio tipico, tizio campione mondiale di e-sport di picchiaduro di Tekken, imbattuto, spunta dal nulla un tizio del Tibet, lo batte quasi ad occhi chiusi. Perché era un talento naturale. E banalmente, essendo su internet, il tizio gli ha fatto un culo così nelle cose online. Il tizio l'ha fatto, guarda, così perché. Guarda, aspetta, lo dico in un modo che Sweet fa. I talenti naturali, facciamolo così, in un modo che potrebbe piacere a Sweet, sicuro. I talenti naturali non sentitevi sminuiti. Non vedeteli come uno scoglio da non superare, anzi, non li potete superare, però è un traguardo in cui dovete ambire, dovete sempre essere lì. Se loro arrivano lì, voi dovete dire, ok, mi ci vorrà fatica, ma anch'io posso arrivare lì. Questo potete dire. C'è sempre qualcuno più bravo di te, nessuno, a me è il migliore in assoluto. Esatto, è quello che volevo dire, perché siccome... No, ma Smith, non lo stiamo dicendo, perché... Facci caso, è una costante, soprattutto anche su internet, che nessuno parte con voglio essere bravo a disegnare, voglio essere bravo a fare video, voglio essere bravo a fare streaming, no. Voglio essere il migliore, voglio essere il più bravo, voglio essere il più visto. È quello il discorso. Siccome la gente è impugnata come la merda nella competizione, e la competizione ti porta a voler essere il migliore di. Bene. Se il vostro concetto è voglio essere il migliore di, sappiatelo che troverete sempre quel masso insormontabile che si chiama talento naturale, che potete essere anche un cazzo di Rambo con l'artiglieria pesante. Il tizio letteralmente è Dio sceso in terra e letteralmente usa i cheat, quindi è inutile che ci fate... Sì, praticamente il talento naturale, mettendolo nel posto video ludico, è uno che ha innati cheat. Sì, semplicemente è quello. Poi ovvio, sì, che cosa raggiungi dei traguardi. Però, ripeto, siccome è Sweet, è questo cazzo. Prova a dimmi di no, cioè prova a dimmi che non è vero. Il problema è che molti adesso hanno questa mentalità competitiva, dato da una società che ti porta a volere a esserlo. Cioè, ti porta a tutti i costi a voler essere competitivo. Sì. E la competizione ti porta ad avere una mentalità del io devo essere il migliore, io devo essere il più bravo, io devo averci il cazzo di 30 metri. Te fai bene, ma non benissimo. Poi ti arriva Rocco Siffredi, te lo appoggia lì accanto e te lo trotola sul groppone. Esatto, infatti è quello che noi stiamo semplicemente dicendo, è quello che sforzatevi, date sempre il meglio di voi stessi, ma sappiate che incontrerete scogli. Sì, sempre. E non tutti li potete superare con la forza di volontà, con quelli ragazzi succede solo nei cartoni animati. Infatti vi svelerò un segreto. Esce appena anche questo. Ragazzi, vi svelerò un segreto. Quello che vedete nei cartoni mai è solo con, come si chiama, costanza, è una mentalità giapponese. È una mentalità giapponese che l'hanno fatta loro per spingere avanti, con cose di edizione anche talenti potete superare. Non è vero. Non è assolutamente vero. Non è vero, mamma mia. È proprio una bugia. Non riuscirete mai a sopportare un talento naturale. No, devo fare il giro. Speravi, brutta merda. Sì. Quindi il problema, Sweet, è quello, cioè il discorso che si faceva. No, perché siccome ho dovuto ridirlo a modo, perché l'altra volta Jared, per me è rimasto particolarmente nel cuore quella cosa, Jared capì male, ma perché capì male lui? Io non stavo dicendo, ok, sei una pippa al sugo. No, è semplicemente che non puoi battere un talento naturale, perché lui sarà sempre
costantemente un passo avanti a te. Cioè, poi ci si mette, uno vuole poi te la caga lì, organizzata, vuole raccontarsela come si pare, ok. Però ragazzi, la realtà dei fatti è quella. Quindi, allora, questa è una delle zone, io questa qui mi rifiuto. Cioè, non... Tanto se ti dice... Due scagnozzi uccisi. No, no, qui ci vengo quando ci dicono di venire. Tanto se no è tutto inutile, non ho voglia di rifare le 700. Questa è una zona, ma è minimo che la puoi fare, cioè la possibilità di farlo due o tre volte di fila, e non ho voglia. Quindi semplicemente, ragazzi, è quello. Sì, semplicemente diciamo quello, ragazzi. Cioè, quando voi vi buttate su qualcosa, non andateci con una mentalità competitiva, generalistica, totalmente tossica. Perché, ripeto, ci sarà sempre qualcuno di migliore di voi. Scusami. Ok. Cioè, ci sarà sempre qualcuno migliore di voi e non c'è cazzi che tengano. Da, peccato. Scusami. La, che poi la cosa lì doveva far distruggere la cosa, ma... Esplode? Esploso? Sta bruciando? No. Ma mi sta prendendo in giro? Qual è il... Può essere qui. A tutte le unità, il sospettato è armato e pericoloso. Avvicinarsi con estrema cautela. C'è un coglione con una pistola. Sì, sono io. Più che altro non ho capito perché mi abbiano... Non lo so, cioè, sto gioco ormai la polizia non la... Non la capirò mai. Non la riesco più a concepire. Allora... Fatta d'un male... Sì. Che porca miseria. Batterlo magari tecnicamente, ma poi più... No, smetti, non puoi batterlo. L'unico modo è batterlo sotto altri aspetti. Allora, se sono fuori da esole dal loro talento, sì, hai voglia. Tecnicamente non sono la migliore dottoressa, ma per comunicazione, relazione... Mentre il malato agli occhi di un profano sembra molto più brava di quello che sono realmente. Vero. Però poi alla fine, se ti arriva il medico con 40 anni di servizio, maschio, perché anche quello conta, Smith, lo sai benissimo, non fingiamo che il sessismo sia fallito, cioè sia defunto, è ancora lì. E cazzate varie. Comunque puoi essere brava, dolce, quanto ti pare, ma comunque se la gente se ne sbatte le coglioni lo stesso. No, Sweet, ma quello che sta dicendo... Ma infatti lì, Sweet, mi hai appena dato ragione. Perché tu sei andata a dire aspetti che esulano dal talento del tipo. È un po' come dire, lui conosceva il talento naturale, effettivamente può battere il disegno. Se effettivamente fa, facciamo una gara, lui arriva lì, prende un martello, gli tira la martellata su una mano... Visto, io ho disegnato meglio, perché te non hai disegnato... Perché c'è una mano rotta, grazie, così... Okay. Però, ripeto, Sweet, ma infatti sto dicendo in quell'ambito. Poi, come ha detto giustamente Mirko, se sei un talento naturale in una cosa, non è detto che lo sei in esatto. Tutte le sfaccette referenti. Però il problema è che adesso siamo in un mondo interconnesso, siamo nella globalizzazione 2.0, addirittura forse 3.0, dove appunto sappi che... ora il talento è sempre più specifico, cioè se mentre prima si dava molta importanza a un genio generalista, guarda i tempi di Leonardo da Vinci, adesso devi essere specializzato e andremo sempre più sulla specializzazione più mirata. Questo mi ricorda... Ciò vuol dire, ragazzi, che più ci andremo a specializzare, più i talenti si verranno fuori. Perché siccome
si cercherà. Se quella cosa molto specifica, e semplicemente quella cosa molto specifica, il talento salterà fuori all'istante. Sì. Perché ci sarà quello che quella cosa specifica te la fa talmente bene, talmente in fretta, che caga tutti. Cioè, è quello che stiamo cercando. Siamo in una società, stiamo andando verso una società di talenti, raga, dove letteralmente tutto è nel male. Dove letteralmente tutto il resto verrà fatto da IA, macchine, roba del genere. Raga, si chiama meccanizzazione, l'avevano già predetto economisti degli anni 20, prima della, infatti quello della che grande depressione. Cioè, voglio dire, non è che mi sto inventando io roba mirabolante, eh? È un dato di fatto, anche perché... Siamo nella merda. Esatto. Cioè, se vogliamo... Se è vero... Se vogliamo andare a parlare di roba un po' più economica, filosofica, metafisica, di antropologica, raga, è così. Cioè, ci stiamo sempre di più settorializzando. Ma scusami, quando c'è quello lì, non serve per farle esplodere? Ciò che volevo passasse come messaggio è che non è che... Perché? Sì, ma infatti... Il messaggio tuo era validissimo, ma non era quello che io. Allora, parliamoci chiaro, Smith. E lo sai, perché se no ti bacchi, cioè, tirati una bacchettata sulle mani da parte mia. Lo sai, Smith, che hai la mia massima stima. A parte che fai un lavoro che per me è stima a prescindere. Cioè, orari massacranti per letteralmente duarci in culo. Cioè, per me massima stima. Sì, il lavoro di Smith, cioè, per me porca troia, cuore. Cioè, nel senso, stima. Ragazzi, io persone per quanto non mi piacciono le persone per cui ho stima veramente tantissimo, sono i vigili del fuoco, tutti quelli che lavorano nella sanità, infermieri, dottori, ma anche quello che puliscono, cioè anche gli inservienti, sì. E quelli della polizia, e perché no, anche quelli che scelgono di entrare nelle forze dell'ordine, anche perché lì sì, lo fai, sì. Per la paga, ma perché è un'occupazione, cioè, sai che ti stimo tantissimo, e però devi ammettere che il messaggio che volevi passare tu è un messaggio che, raga, non funziona più. No, più che non funziona più è che ormai quel messaggio lo sanno anche i sassi, cioè è un po', è ormai diventato quasi un modo di dire più che una massima, cioè, capito? Il con forza e perseveranza ottieni risultati, devi sfidare te stesso, raga, è come dire rosso di sera per tempo si spera ormai, cioè, è vero, sì, però purtroppo c'è anche, noi volevamo invece di far passare nel culo caghi un canguro, no, esatto. Invece di far passare semplicemente un messaggio trito e ritrito, vero quanto ti pare, ma comunque trito e ritrito, di dire, raga, comunque sappiate che questi problemi ci sono e saranno problematiche, e andando avanti saranno sempre peggio. È inutile che, cioè, un tizio su internet, poi tra l'altro, un tizio su internet in una live dove si gioca un gioco che si chiama Mafia 3 ti dica, perché se ci provi con forza e perseveranza, quando noi con forza e perseveranza tiriamo su questo canale da 6 anni e non per stronzi, cioè letteralmente siamo tre, cioè siamo tre spettatori, siamo tre spettatori, quindi, ragazzi, e abbiamo visto gente che è entrata dal niente e in meno di me anche una settimana c'ha tipo 4 volte i nostri spettatori, quindi, ragazzi, ci sta. Cioè, quindi è inutile, cioè, alla fine, quindi ci sta, c'è anche il Roberto della medaglia, sì. Ovvero, ragazzi, non necessariamente dovete essere, come si dice, bravi in ogni cosa, o riuscirete in ogni cosa, perché siamo in un mondo saturo di roba, dove la gente appunto cerca, investito un tizio.
Cioè, ma è lui che era in macchina che è sceso in mezzo alla strada e mi si è buttato sotto. Cerca sempre più allora specifica e particolare. Che oh, raga, guardate bene. Alla fine e lì vinceranno i talenti, come ha detto Mirko. Più si va nella specializzazione, più talenti. Infatti si vede anche banalmente qui sul discorso social. Raga, tutti a dire, ma se vuoi fare successo, gioca al gioco del momento. No, no, perché se giochi al gioco del momento, vuol dire guarda, che prendo l'ultima banchina, una vasca con 500 persone e ti devi sperare che il tizio che sta pescando con un amo piccolissimo riesca a cocciare te in mezzo a uno stagno stracolmo di pesci. Cioè, dire che ti devi andare di culo, e tra l'altro non solo un laghetto pieno di pesci, ma pesci che le vede ad occhio nudo e vede quali sono quelli più grossi. Quindi chi sta pescando a quali punterà? Al pesciolino piccino, ma che se lo aggusti, come dice qualcuno, ti si rigirano gli occhi, o punti al pesce che con un ametto comunque tiri due tonnellate di Marley. Poi magari c'ha un gusto normale, ma sono due tonnellate di Marley. Ovvio, quale punterà? È molto più facile che punti al Marley che punti alla ringa succosa. Ah, nei social, ragazzi, nei social c'è un'unica regola, che è questa. I numeri chiamano numeri. Infatti. Ragazzi, perché noi vi abbiamo sempre spinto negli anni a cercare di spammarci in qualsiasi e questo è in per qualsiasi giusto modo. Per finire il discorso, è per appunto mettere una fine, una quadra della serie. Ragazzi, sì, provateci, ma sappiate che la forza e la perseveranza è buono qui e buono qui. È vero fino a una certa, raga, è vero fino a una certa. Poi esiste la realtà che comunque ti schiaffeggia come gli pare. Allora, ragazzi, o se no vi do una massima io e Mirko mi dirà, perché no, in realtà va bene con il discorso che avevo appena fatto. Ma ricordatevi sempre nella vita, per farvi una metafora abbastanza, diciamo, un po' corta, voi ricordatevi sempre che la vita sono dei giganteschi e statuari mulini a vento e voi siete il Don Chisciotte della situazione. Prima o poi andate a batterete il muso e quella volta magari ti va bene, e effettivamente quello che hai colpito era effettivamente un drago, ma più delle volte sarà un gigante, gigante ti dirà che quella era un volo. Esatto. Quindi detto questo, per avermi dato questa gioia prima, no, di comunque ragazzi, a parte gli scherzi, raga, noi siamo la dimostrazione, cioè siamo la dimostrazione che diciamo bene ma razzoliamo molto male. No, non è vero, cioè facciamo, stiamo dicendo, diciamo quello che è vero, effettivamente noi ve lo diciamo, perché infatti noi non è che razzoliamo male, noi diciamo e facciamo quello che è. Noi ragazzi in 6 anni effettivamente abbiamo iniziato tardi, questo è vero, ma stiamo cercando di migliorarci. Infatti nel prossimo anno ci saranno nuovi propositi, dove io cercherò di trovare un format mio per la mattina, dove Mirko anche lui ha idee nuove per il prossimo anno, e dove saremo aperti a ogni videogioco. Però ragazzi, non sarà più un solo dare. Esatto. Vogliamo anche ricevere. Noi vi portiamo tutto quello che vi pare, vi commentiamo tutto quello che vi pare e ci divertiamo insieme quanto vi pare, ma a delle condizioni che vi ho già detto, ma lo ripeteremo a modo nel prossimo anno, quando inizierà il vero, che a questo punto facciamo passare tutto. Sì, infatti. Poi ne parliamo a modo. Per il resto, ragazzi, come sempre, grazie a tutti, ci vediamo domani mattina con me, con Vampire Survive. Domani pomeriggio con Mirko, non so se porta sempre Midnight o Mente Alta, no? Giovedì. Dovrebbe essere... Ma soprattutto, non mancate, domani sera, qui con Mafia, dove stiamo facendo il nuovo... Questo è... Facciamo cosa? Perché è una live che non potete rifiutare. Per il resto, ragazzi, grazie a tutti come sempre. E alla prossima. Ciao.